Garba, ascolta, questa tua idea del castare in maniera estrema non è che mi piace tanto. Lo so, ma dobbiamo provare qualsiasi cosa, no? Per i fan. In fondo, vogliamo bene a tutti quelli che ci seguono, no? Ma addirittura castare buttandoci col paracadute. Ma lo so, sono quelle cose che piacciono ai fan, no? Io vado, mi raccomando, tu stammi dietro. Ok, vai. Taranata, si è scordato il paracadute! Karma! Karma! Yeah! Ciao a tutti ragazzi, bentornati su... Glitch! Siamo atterrati con successo e siamo pronti a castare due grandi gnomoni. Siamo su base scientifica Sejong Lei. E in alto a sinistra abbiamo lo Zerg Blue Shui. Laser. Mentre in basso a destra abbiamo il Protoss. Il Protoss rosso Petit Drugo. Che non ha bisogno di presentazioni nemmeno lui. Sono due master. Sono due Grandmaster che hanno preso. Io ho visto laser con 700 di APM. Sta migrando i minerali ancora da prendere. È quello il problema. Migra i minerali, questa cosa è veramente ottima. E niente, per adesso stanno facendo le solite classiche cose standard, ovvero per quanto riguarda lo Zerg dronare e espandersi. Andarsi a espandere. Guardami, tic! A 16. Acceria a 16. Mentre Petit Drogo sta facendo già il suo piccolo wall. Ebbene già. Sta già posizionando, pronto a difendersi. Il gate. Il pilone. Il pilone metterà poi qui qualcos'altro che non sapremo. Sì, probabilmente un altro gate o centro cibernetico. Sì, e un pilone qua, in qualche modo. Sì, probabile. E nel frattempo ha già preso un gas. Vediamo cosa sta andando a fare questo giro in sondino. Anche lui per espandersi. Senza ombra di dubbio alcuno. Ebbene già, in patrol 400 minerali. 400 minerali subito messa giù con precisione. Guarda, mi piace sempre che vanno a prendere prima il minerale e poi costruiscono qualcosa. Questi piccoli dettagli qui sono dettagli che cambiano le cose. Sì, sono poi dettagli pull importanti. Quasi a metà da parte di Elaser. Pull gas in maniera molto tranquilla, ancora non sappiamo. Gli Overwatch si stanno avvicinando in maniera leggiadra ai domini di Petit Drogo. E bene già, doppio gas da parte di francese Petit Drogo. E mentre sta arrivando il centro cibernetico, infatti centro cibernetico. Ottima a completare cosa. Il wall. Probabilmente vedremo subito dopo i due gas presi appena il Nexus sarà la formato. La pozza è stata costruita anche in maniera piuttosto, oserei dire, difensiva, anche perché crea una sorta di muro. Decisamente. In modo tale che oltre qua non passi, a meno che la pozza non me la distrugga. Due quindi in produzione e i Ling, i primi Ling in arrivo per Elaser. Stanno arrivando. Il Nexus è quasi terminato, è uscita la prima Adepta forse. Mi è sembrato di vedere, no, in produzione la prima Adepta. L'Overwatch è arrivato a guardare assolutamente tutto, ottimo posizionamento appunto dell'Overlord che gli ha già dato un chiaro quadro di quello che sta facendo Petit Drogo. Decisamente. E Laser sa che si sta espandendo. Sì, però non ha visto una cosa che Petit Drogo ha nascosto nella main. Nascosto. Basta che butta basta che entri l'Overlord o qualsiasi cosa. E lo vede. E lo vede. Potrei capire che lo nasconde se lo va a mettere qua. Quello sì. Però, a quel punto sarebbe proxarlo. Terza da parte di Laser. Guarda come si è chiuso completamente. L'unica apertura è qua, tra il pilone e il centro cibernetico, protetta da questa forse vetta. Riescono a passare tra il gas e i minerali, però non ci passano, è chiuso proprio. A luce in produzione la parte di laser, velocità degli overload, drop di qualcosa e sta uscendo il primo portale stellare e il primo oracolo da parte di Petit Drogo. Ricordiamolo che gli oracoli da parte dei pro fanno malissimo. Sì, vengono micrati come pochi. Sono praticamente 200-200 già loro. Due Nexus in produzione da parte di Petit Drogo. Due Gate in produzione da parte di Petit Drogo. Gate, Nexus, sono Protoss. Dai. Petit Drogo. Sono sempre uguali. Non facciamo i fiscaloni. Ha visto pienamente quell'oracolo. Overlord. E infatti subito, boom, il primo... Guarda, due Overlord. Il primo lancia spore. Due. Per andare a scautare, ha visto tutto. Secondo oracolo in arrivo, vediamo come riuscirà a difendersi Elaser, però diciamo che basta, guarda, ha già la Queen messa lì. Nella posizione giusta che sta attendendo l'oracolo. Lancia spore. Terza arrivata. Messo nella main a questo punto, leggermente in ritardo, perché sperava che arrivasse lì. 2, 3, 4, 5, aia, 5 lavorato. 6, 7, no, 6, 7, sì, 8. Ma mio Dio, quanti danni. È fortissimo.
quanto ha pagato, gli è costata 8 lavoraria. Mezza la mancanza, linea mineraria, la mancanza di questa Queen che è uscita adesso. La mancanza del lanciaspore che doveva arrivare leggermente prima. Doveva arrivare prima, però wow. Sta arrivando, si sono saliti, si danno il 5 questi due oracoli. Cioè proprio no, lì si pensavamo. Si sono guardati. Cambio. Sì. Altre lanciaspore in arrivo anche nella terza. Terza ci sta, giustamente si vuole difendere il meglio al meglio, meglio che può il laser, perché gli è giustamente. Cioè questa piccola svista gli è già costata 8 lavoratori. Droni. E le lanciaspore sono forti, E no. Altri 3 droni sono morti nel comunque, mentre. Comunque ha chitato in modo tale da perdere praticamente soltanto lo scudo e pochissimi punti vita sì. Di questo oracolo. Complimenti a Petitrogo che tra l'altro sta arrivando con queste 3 adepte. Sono già con le adepte 4 lì. Adepte che sono lì, inizia a pressare laser. Mamma mia, certo che Petitrogo è un giocatore fortissimo. Sì, non vorrei mai affrontarlo. Decisamente forte. È veramente veramente forte, che riesce. Forte è inquietante per quanto è forte, perché ti fa delle cose disumane. Cioè gli ammazzato altri 3 droni, siamo a 14 droni, cioè, uccisi da parte di Petitrogo. Cioè le persone comuni dicono: ah che bello, io metto un lanciaspore, quindi tu vai pure di oracoli, non mi frega niente. Io tu ti ritiri se ti fai un oracolo. Ma lui questo no, chita gli oracoli. Altri 2 Stargate da parte di Petitrogo. Decisamente vuole andare di Air. Molti Zerg non si aspettano che i Protoss decidano fin dai primi minuti di andare Air. Guarda come sta mandando un altro, di nuovo anche l'Overlord, Milena Main. Sì, nuovamente a scoutare. Amici Zerg, impariamo tutti dai laser a mandare sempre qualcosa nella base dell'avversario per vedere quello che fa. E adesso si è reso conto decisamente sta andando di altri. Cioè, altri. Vuole 3 Oracle. Mamma mia. Altri 3 Oracle. Mono Oracle per ora quasi, da parte di Petitrogo. Quasi, perché abbiamo. Sì, c'è uno infatti, Stalker. Secondo lanciaspore in produzione, abbiamo notato come 2 Oracle se ne battono ampiamente le palle, ben micrati del lanciaspore. Decisamente. E riescono comunque a portarsi a casa 14 vite. Droni. Vite, si sono portati comunque a casa 14 droni. Non li ha persi, No. E non li ha persi. E mentre sono arrivate queste adepte che si vanno a concentrare sulla quarta di Elaser, mentre la scorreggina psionica inizia a muoversi verso nuovi lidi, più che altro per andare a scoutare. Ma è stata annullata, vuole tirare giù la quarta, vuole decisamente. Sì, ha 8 adepte, ragazzi. 8 adepte, sì. Questi Oracle continuano incessantemente a scrutare i cieli protetti da Elaser, solamente da quegli Overlord. E queste adepte, niente, sono lì. Guarda come le manda avanti. E nel frattempo ha già mandato il fantasma psionico dietro. Tic, giusto le in tempo per salvarle. Le ha salvate, non precise, è persa, precise. Petitrogo ha perso una unità. Una unità ha perso. Una proba ha perso. Una adepta. La prima adepta che ha mandato, sì. L'adepta di prima. Cioè. Basta, no, qua non te spandi. Nient'altro. La quarta, caro Elaser, tu non te la guarda prendi. Ma gli ha one shottato il drone. Cioè. Ma come però. La seconda unità che perde, Petitrogo. Guarda questo stormo di Oracle che sono entrati. Mamma mia. Nel frattempo Elaser ha messo in produzione. Mamma mia. Guarda che. Guarda come si concentra sulla. Madonna. Cioè sta migrando gli Oracle sì, e non ne ha perso neanche uno. Che danno. È assurda questa cosa. Bello il transfuse. Bello il transfuse. Bellissimo. Sono troppe. Sono troppe le Queen adesso. Troppe Queen e deve andarsene con quegli Oracle. Ce l'ha fatta, ce l'ha fatta perché non hanno abbastanza energia per il transfuse. Ragazzi, io non ho. Solo adesso ha perso gli Oracle. Ha perso 3 Oracle in totale dei 6 che ne aveva. Macro Hatchery da parte di Elaser. Fossa la quarta che sta arrivando, ragazzi. La quarta che sta finalmente. Quarta in arrivo anche la parte di Petitrogo. Questo Overlord comunque è stato intoccato lì. Questo Stalker semplicemente sta lì. Me ne frega fissa. Niente di quell'Overlord. Voglio che tu guardi cosa sta arrivando. Cioè, quanti Oracle sono? Sono 10 Oracle. Porca vacca. E ne ha persi tipo. 4. Cioè, ne ha ammazzato 17 lavoratori in totale. Ne ha persi 4 di Oracle. Cioè, sta andando di. Grosso dell'armata sono Oracle. Cioè, sono Oracle adette. Sì, a questo punto sì. Perché tra l'altro gli Oracle adesso verranno utilizzati sia per l'attacco, sia per il rilevamento dei biotumori. Cioè, no, gli Oracle non li scoutano i biotumori. Bello il Fungal. Gli Oracle fanno giusto l'envision sul. Carino il Fungal. Sì, forse il Fungal può essere una buona risposta a tutti a questi 14 Oracle. 14 lingue in produzione, altri 2 Oracle. Non può più annullarla. No, la cade. Persa, cade l'Hatchery, cade la quarta. A questo punto, Petitrogo è avantissimo. Guarda che si muove di base in base per vedere se si sta espandendo e sta inchiodando Elaser su 3 basi. Mentre Petitrogo si sta prendendo il vantaggio economico. Siamo arrivati addirittura alla quarta. Gli Oracle sono 12, sono arrivati 12. A 12. In arrivo anche le prime portastorm. Mamma le mia, carrier. Mamma mia.
Queste, quanto tempo è che non vedevi le Carrier tu? Tanto. Decisamente tanto. Decisamente tanto tempo. Anche gli investor cominciano a essere un numero importante. Rush di Ling, però. Bellissima la guardia le guardie di Stasi. Trappolone. Mamma mia, hanno fermato la metà dei Ling che sono passati lì nella quarta. Trappolone, porca ragazzi. Porca Peppa, e adesso verranno praticamente. No, non possono essere quasi colpiti tutti appena si. Perché sono in trappola di Stasi, sì, non sì, possono dicevo, essere. Dicevo, appena si leva. Sì. Appena finisce il. Save. Verranno l'effetto. Molto sì, e via. Si danno via. Malissimo. Wow, ragazzi. E ne sono morti comunque. Sì, colpaccio. Cioè, Hydra da parte di Laser. Petitrogo sta overmacrando malissimo. Vorremmo vedere questi Infestor come verranno utilizzati. Fungal. Di nuovo Fungal. Peccato che ne ha preso soltanto 4. Envision. Doppio Envision da parte di Petitrogo su tutto quanto quello che c'è lì. Che è fungalato. Eh sì. Finalmente tranne uno che è miracolato e lì con 10 punti vita. La quarta sta nuovamente arrivando. E mentre sta ricercando anche il range delle Hydra, il più uno nel carapace. Sì, mentre cioè il 2 all'attacco melee. Sì, bestiale. Cioè, ragazzi, questi sono veramente dei grandi giocatori. Altri due Stargate, ormai le carrier. Sono lì. Aumentano. Sono lì. E quando le carrier. Guardie di stasi a destra e a sinistra. Quinta da parte di Petitrogo. Beh, certo. Questo Rambiling che si concentra innanzitutto sul. Mangiata l'adepta lì alla sì, alla vorrei Xelnaga. Vedere, erano mille. Finalmente ha scautato le carrier. Quanti erano i Ling? Mille. Mille! Mille! Mille, mille! E i Ling vanno a una velocità disumana. Sì, ma dettagli. Sì, infatti, e sono ritornati. C'è stata una piccola pausa. Esatto. Tra questi due giocatori. Dicevamo che. Che si sono mandati piace a cagare. Decisamente. Sono dati ai pugni. Hanno certo. Maledetto. Hanno maledetto. Sì, qualunque cosa il possibile. Server di prima, su quale fossero. Sì. Dicevo praticamente che mi piace il creep spread di Laser. Che nonostante tutto abbia retto a qualsiasi certo, cosa stesse facendo Petitrogo. È una cosa. Veramente ottima questa. Envision di nuovo su tutti quanti i Ling e una Queen. Per tenerli tutti sotto controllo. Quindi ma vediamo, diamo un'occhiata alle armate. Cosa ha Elazer? Elazer ha 39 Ling, 11 Hydra, 5 Infestor, belle le guardie di stasi, 5 sì. Infestor, 6 Viper e 12 Queen. Mentre Petitrogo ha minchia, un po' di roba. Ok, ha 5 Carrier, 2 Adepte, uno Stalker. Che sarà lo Stalker della vittoria. Esatto. 10 Oracle e 6 Adepte con il cuore di mamma. Nel frattempo i Ling sono verranno one shottati. Perfetto. Lentamente ma inesorabilmente. Sono stati fatti ripartire i Ling giusto in tempo per ammazzarli male. Io fossi nei Laser inizierei un po' a preoccuparmi per l'armata che ha Petitrogo. Soprattutto sì, per il fatto che ha 5 basi contro 2, 4, 5. Comunque 5. Sì, caro Zerg, inizierei a preoccuparmi. Envision, mamma mia. Di nuovo l'Envision. Vale, anche le Viper si sono anche aggiunte. Le Viper, che sì, possono, con loro spaghetti, con loro lazzo della morte, possono mettere fuori posizione le carrier. Vedi che comunque Laser ha un DPS contro l'air mostruoso in questo momento. In questo momento sì, però quell'Envision veramente Sì. È un palo, è una trave in un occhio tutte le volte. Cioè, per quanto riguarda lo Zerg, sì, è bellissimi. È scomodissima. Fatti belli i cannon messi lì. Gli schifetti si stanno avvicinando le Viper per tirare fuori posizione e le carrier. Adesso partiranno gli spaghetti sono della morte. No, sono arrivate le Fungal. Ma parassita consumption. Mamma mia, va bestiale. Quanti danni che hanno fatto. E finisce poi, tra l'altro, le carrier con mamma mia, con l'abduct delle Viper. Sì, spettacolare il potere di bellissima giocata da parte di Laser. Il potere delle Viper, bellissima. Sì, è il parassita, non è consumption, però è molto simile. Quella sorta di sciame di schifetti che fa un danno nuovo, folle. Nuovo, l'abduct da parte niente, di Laser. Non lo vuole far andare, il grosso ormai sono Queen. Sono le carrier sono da parte Queen di Petitrogo e le Queen che sono rimaste, ti credo, erano 13, 14 Queen. Benissimo, è riuscito comunque Laser a fargli una sorta di danno. Sì, è riuscito modo a tirargli giù tutte quante le carrier che aveva. Poi se ne sono Petitrogo ne ha fatte sì, altre. Sì, è riuscito a fare qualcosa in qualche modo. Ha morfato anche sì, il finalmente è arrivata anche la nave madre. Cuore di mamma in nave madre. È arrivato in tutta la sua gloria e il suo orrore. Da notare tra l'altro che la nave madre era così bella nell'intro di Wall. Cioè nel non nell'intro, l'avevo fatto un video. Un video, dove sì, è vero, c'era la nave madre che da sola arava. Sì, culi, sì, come sì. L'hanno praticamente adesso fatta nel video la cosa sì, più brutta e brutale della viene di StarCraft. Battuta da Monomarine.
da monomarì, cioè da, basta con l'aeroplane ogni carta. Bello che le Viper stanno consumando i vari edifici, per aumentare il loro il proprio potere. E niente, diciamo che piano piano, tosto tosto, Laser è riuscito ad affermare la sua macro nei confronti di Petit Rogo, che si è portato comunque avanti. Sì, nel frattempo ha buttato giù altri due acceri e Laser è riuscito finalmente a rispondere al Lair, appunto, di Petit Rogo, che adesso nella sua cosa ha sei... Però giusto, a 6 alti templari, giusto 6 alti templari, 11 carrier, visto che stanno finendo, sono quasi a metà le storm da parte di Petit Drogo. 11 carrier, un adepta della morte e niente, quelle lì adepta e adepta e stalker e zelota sono lì nella main che pasteggiano con del tè probabilmente. E di nuovo torna all'attacco in qualche modo. Sempre nello stesso punto di prima. Punto. Squadra che vince, feedback su tutti, sugli investor che... E tornano, è stato tirato giù tra l'altro l'Overseer. Bella epica questa battaglia. Bello, bellissimo il Fungal sui vari feedback a destra e a sinistra. Sono stati tirati giù 2, 3, 4 Viper sono stati tirati giù. Ci saluta la nave madre. Addio. E niente, adesso Laser se ne deve andare, cioè, perché quelle queen sono lentissime fuori dal creep. 5 queen sono rimaste. Sono finalmente arrivate. È finita la ricerca delle tempeste psioniche da parte di Petit Drogo. E adesso è Laser. È messo leggermente male. 25 Hydra in produzione che fanno male. Sì, ma soffrono veramente tanto da tempeste. Se non riesci a spreadarle, se non riesci a starci dietro in qualche modo, veramente puoi piangere. Perché è stata bella. Quante carriere sono? 12 sono carrier, 12 carrier più 4 in arrivo. Decisamente. Wow. Queste carrier sono. Posso dire che sono in un numero. Armi hanno anche il 3 d'attacco ormai completato. E fanno male. Fanno diversi danni. Guardate come va giù. Tra l'altro, carini anche gli arconti. È andato giù subito. Tempo 0. È andato giù immediatamente. Quanti cappero di intercettori sono quelli? Sono tantissimi, cazzarola. Sì, sono veramente un numero alto. Non so chi vincerà questa partita, perché secondo me Petit Drogo è onestamente in vantaggio. È leggermente in vantaggio secondo Petit Drogo. Però ma proprio... bella la le prime Tempest che le arrivano. Sì, le prime Storm che scendono. Sì. E niente, l'Envision su qualsiasi cosa, perché giustamente che fai? Non che la fai l'Envision su tutta l'armata avversaria. Sei tu, obbligato a farla. Capero. E comunque ti dà veramente un... vedere tutta l'armata dell'avversario ti dà un vantaggio. Sì. Enorme, sì, veramente niente, enorme. Niente, ormai queste, le carrier sono troppe. A 14 e infatti c'è GG da parte di Laser. GG, ragazzi. GG da parte di Laser perché aveva capito che quelle carrier erano decisamente tantissime. Troppe, non sarebbe riuscito a respingerle. Ragazzi, tantissime. Che game. Mi è piaciuto un macello Petit Drogo. Si è veramente partito con quegli Oracle. Ma è molto bravo Petit Drogo. Un giocatore veramente capace, aggressivo. Sì. E feroce e sagace oseremmo dire. Sì, ma spesso porta delle build non nuove, dico, non dico particolari, sì. Ma cioè, sono cose che aprire si vedono di massa Oracle contro uno Zerg e poi andare di air, mantenere l'air e soprattutto riuscire a micrare quegli Oracle in maniera tale da portarsi comunque a casa vittime. No, più che altro fare carrier ammazzi e farle arrivare 3-3 le carrier. Ragazzi, veramente carino come Carapace stia continuando ad andare avanti nel mentre si sta continuando a fare. Amici, speriamo perfetto. Che questo replay vi sia piaciuto. Non ci azzardiamo a commentare, no, perché basta, tanto cioè, avete visto. Condividete, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace, passate alla pagina Facebook, passate al secondo canale, sì. Iscrivetevi a tutto quello che riguarda i glitch. Certo. E chi non si iscrive è un lanciaspore sotto 20 Oracle. Ciao!